stiamo investendo continuamente su tutti gli ospedali periferici. Oggi è Giulianova, certamente a questo ospedale va data una dignità assistenziale, quindi dobbiamo lavorare per creare questa sinergia tra l'ospedale di Teramo e tutti gli ospedali periferici in maniera tale che si dia un'assistenza qualificata al cittadino. Oggi appunto è la volta di Giulianova con l'apertura di questa nuova struttura dal 1 febbraio di Lungodegenza. Fino a poco tempo fa era l'unica struttura medicina Lungodegenza, quindi non vi era una connotazione ben distinta. Oggi con il convenzionamento con l'Università dell'Aquila si va a dare una connotazione ben specifica, creando questo nuovo reparto di Lungodegenza a Giulianova, che certamente andrà a riqualificare, a qualificare l'attività per questo tipo di assistenza che si vuole creare in ambito aziendale e soprattutto in linea con quello che sarà il futuro della sanità territoriale per la gestione del paziente cronico. State pensando qualcosa di nuovo anche per Sant'Omero? Certamente sì. Si può già dire qualcosa? A breve. Novità di un nuovo ospedale? Stiamo andando avanti noi. Il 24 incontreremo il comitato del no, ci confronteremo perché è giusto che ci si apra a questo confronto, dopodiché si vedrà. Questo è un risultato storico perché purtroppo per tanti anni abbiamo visto accorpamenti e chiusure, finalmente vediamo arrivare medici, vediamo arrivare primari, vediamo arrivare addirittura convenzioni con l'Università dell'Aquila e vediamo rinascere un ospedale che, io lo ricordo a tutti, non è l'ospedale di Giulianova, è l'ospedale della Costa Teramana, è l'ospedale che soprattutto nel periodo estivo dà delle risposte importantissime ai tanti turisti che vengono a visitare, tanti, l'80% di quelli che fa l'intera regione Abruzzo che vengono a visitare il nostro territorio. Quindi devo ringraziare questo management aziendale che da quando si è insediato ha dato delle risposte concrete sull'ospedale di Giulianova. Siamo solo all'inizio, però vedendo le parole del direttore che rassicura sull'RSA di Bivio Bellocchio, vedendo che si sta investendo per il nuovo distretto, vedendo che aprono nuovi reparti, arrivano nuovi primari, diciamo che, bisogna dirlo, quelli che hanno amministrato prima sia la regione Abruzzo che il territorio di Giulianova si erano ben poco spesi. Oggi noi riportiamo a casa i risultati, non ci piace parlare tanto, però quando ogni tanto qualche risultato così eclatante viene riportato bisogna farlo notare e sottolineare. Il progetto che è nato nel lontano 2019 con l'ex direttore generale e che poi adesso sta vedendo la sua realizzazione e probabilmente in questo momento è una realizzazione che ha tanto più senso proprio perché si inserisce in questo così riprogettazione dell'assistenza della medicina territoriale. E la Lungodegenza deve essere un po' l'anello di congiunzione tra medicina del territorio e ospedale per garantire soprattutto ai pazienti cronici che in questo momento ingolfano soprattutto le medicine interne per ragioni più svariate non possono andare ritornare al loro domicilio perché hanno ancora una necessità di cure che a domicilio non potrebbe essere soddisfatta e con la Lungodegenza bisognerebbe dare questa risposta. I posti letto saranno 17. Questi posti letto in realtà non vengono attivati oggi, ma sono dei posti letto che già erano esistenti nell'ospedale di Giulianova e che fino ad oggi sono andati avanti grazie all'impegno del dottor De Berardis, che sicuramente ha compiuto tutti gli sforzi per soddisfare le esigenze dell'assistenza del territorio che ci sono state fino adesso. Il personale infermieristico dovrebbe essere lo stesso che ha gestito fino ad oggi quei posti letto. I problemi forse ci saranno sul personale medico, nel senso che adesso credo che l'attivazione del reparto avverrà grazie un po' al prestito di medici del reparto di medicina. Dopodiché io spero che ci possa essere un investimento importante sul personale, perché il reparto non si fa semplicemente con un direttore e quindi che a breve si riescano a reclutare nuove risorse per implementare l'assistenza medica.